Ragazzi e ragazzi, bentornati, ci troviamo di nuovo qui su Forse Cream Manager 2021, ci troviamo con il nostro Pipigno, abbiamo scollinato la metà della vuelta, stiamo per arrivare alla fine della seconda settimana e sta per iniziare la settimana più importante, che è l'ultima. In realtà siamo di fronte a due tappe, tre, queste due più la cronometro, che possiamo vedere più facilmente così. Queste tre sono e saranno quelle decisive. C'è anche quest'ultima salita, Alto della Cotaviglia, però non credo che sia così tanto decisivo come questa e la crono. Perché dico questo? Perché noi ci siamo salutati nell'ultimo episodio con un Pipigno in vantaggio di un minuto e mezzo sugli inseguitori e con queste tappe che ho corso da solo. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere meglio. Ok, esatto, noi abbiamo visto questa Tourmalet e queste tappe da correre che ho corso da solo. Non chiedetemi come sia stato possibile in questa tappa, o meglio, scusatemi, in questa tappa, questa qui, a Alto de Moncalviglio, c'è stato un piccolo problema. C'è stata una fuga che ha guadagnato ed è arrivata in fuga a vincere fino a 6 minuti di vantaggio, nonostante io ho cercato di spingere con i miei uomini, ma non c'è stato verso. Non chiedetemi cosa sia successo, ma fatto sta che abbiamo perso tantissimo tempo su un unico inseguitore. Tutti gli altri sono rimasti dove sono, ma un unico inseguitore era arrivato fino a 49 secondi di svantaggio da noi, quindi rientrando in corsa. Questa tutto bene. In questa gara un piccolo errore, che in realtà non è stato un errore, ho richiesto una borraccia d'acqua perché avevo bisogno, mi ero uscito, hai finito l'acqua, non ero così in fondo, non eravamo così vicini all'arrivo, fatto sa che non sono più riuscito a riprendere i primi. E signori, vi faccio vedere che i primi erano, siamo arrivati tutti insieme, per farvi capire, c'è stata una divisione incredibile, inaspettata del gruppo. Queste sono le mie, è la mia inesperienza che entra in gioco. E vi faccio vedere se riesco. Andiamo a vedere nella pagina della gara le classifiche. Siamo secondi a 1 minuto e 12. Hart, Tao Geoghegan Hart della Ineos. Non chiedetemi come, perché non sono stato in grado di capirlo. Non lo so. Boh. Ha guadagnato in quell'unica tappa quasi 2 minuti. Di noi, 2 minuti che gli sono valsi la prima posizione. Vedete che gli altri sono rimasti dove erano, il terzo dietro di noi a 2 minuti. Loro non hanno guadagnato. Questo tizio qui, sbucato dal nulla, ci ha fottuto la maglia rossa, l'unica, perché tutti gli altri sono rimasti a noi, quindi correremo con la, nuovamente con la maglia bianco-blu. Ok, va bene, non ci possiamo, non, vi giuro con tutto il mio cuore, non so cosa sia successo. Quindi vabbè, dovremmo inseguire. Ci sono queste due tappe qui Pipigno dovrà dare tutto. Iniziamo a essere stanchi, perché iniziamo a essere nel pieno della vuelta, e quindi volevo arrivare qui, non in questa situazione. Mia colpa, se non la vinciamo sarà solo colpa mia, non del personaggio che è pronto per vincere tutto. Ne approfitto prima di partire per ringraziarvi per tutto l'affetto, il calore che state dando a questa serie, il continuo seguirla che state facendo voi con visualizzazioni, commenti, iscrizioni, con like. Sta tenendo la serie al 23esimo episodio con visualizzazioni altissime, praticamente costanti sopra le 100, incredibile, è incredibile, sono contento. E la porteremo a termine, per quanto possa esserci un termine per una cosa del genere. Non perdiamo altro tempo, il tempo marchetto è finito, andiamo in corsa 3D. Alla prossima volta simulo veramente, perché tra la caduta a mezzo centimetro dall'arrivo e quella roba lì che per prendere l'acqua mi ha mandato ok in fondo al gruppo, ma era il gruppo, era unito. Appena ho preso l'acqua per tornare dentro, il gruppo si è completamente spaccato e io sono rimasto impugnato dietro. Non ho veramente capito cosa è successo. Siamo i favoriti di tappa. Ci dovrà tenerci d'occhio Art. Io ve lo dico, attacchiamo, non nel senso che partiamo e andiamo in fuga, ma attacchiamo. Vediamo se noi ci ricollegheremo probabilmente qui prima della penultima salita,
e prima dell'ultima salita, che tanto non c'è nessuna corsa da vedere, quindi siamo nel video diretti e possiamo permetterci un video un po' più lungo a sto giro. Facciamo questa tappa, la 14 e la 15. Vorrei non tanto poterle vincere entrambe o una delle due, ma poter riprendermi la maglia che mi spetta, perché il nostro avversario è bravo in salita, è anche quello il problema, è bravo, quindi a maggior ragione Pipigno con la maglia verde del miglior giovane, no, della maglia punti, scusatemi. Ok, come al solito la nostra squadra ci dice punta alla vittoria, noi ci vediamo più avanti nella corsa. Ok ragazzi, eccoci qui, 50 km dall'arrivo, abbiamo un ritardo sui fuggitivi di 3 minuti e 11 secondi, non arriveranno in fondo molto probabilmente. Noi abbiamo tre uomini con noi, Fernandez e Van den Abele, teniamo ben d'occhio chi parte, chi non voglia partire. È con noi la maglia rocca, qua non la vedo in questo momento, non è un problema perché non dobbiamo attaccare qua, qui gestiamo il gruppo. Qui mi piacerebbe però vedere un Fernandez che va a tirare forte, costringendo quindi a fare un primo... Attenzione, c'è il ritiro di Filippo Ganna, che è caduto inizio tappa, quindi importante questo per la crono che verrà, e si è levato un grande avversario. Comunque, adesso proviamo a portare su Fernandez, che deve veramente tirare e scremare ancora di più il gruppo. A questo punto però mi interessa un attimo della maglia rossa, vediamo se lo trovo, qui, eccolo qua. Eccolo qui, come stai? Stai bene amico, stai molto bene e come vedete ha 81 in montagna, un 77 in collina, molta grinta, resistenza e moltissimo recupero. Noi dalla nostra abbiamo un più 5 che boosta tantissimo le nostre stats, quindi io punto, ve lo dico, alla vittoria di tappa. Siamo a Puerto de San Lorenzo. Questa è l'ultima grande salita prima dell'arrivo in salita anch'esso. Vedo che Fernandez sta facendo un lavoro incredibile. Sta veramente scremando il gruppo. Sta facendo un grande lavoro, molto bene. Qualcuno parte. Maika forse parte. Fernandez se si sta lasciando qui. Ok, Fernandez è morto. Va bene. Fernandez è morto. Non è problema. Non è un problema, vedo uomini della Ineos, noi abbiamo il nostro Van den Abele che ci dovrà dare una mano, però vedo che è molto in difficoltà anche lui. Sono tutti molto in difficoltà, va bene così. A questo punto riduciamo un po' lo sforzo, non c'è bisogno di andare su così forti, perché avremo anche bisogno di scendere. Ora, cosa succede? Dato che arriva secondo o ultimo nella classifica generale, per me non pone alcuna differenza, proverò ad andarmi a prendere il gran premio della montagna, ce n'è uno solo davanti a noi, quindi magari riusciamo a, se non che Caicedo se lo piglia fa niente, poi in questa discesa proveremo l'attacco, io ve lo dico, qui proviamo a farci vedere, manca 800 metri all'arrivo, o se lo prenderà Van den Abele, molto quando fa così, se lo prende Van den Abele, che però già molla. Wellness vorrà prenderselo lui, glielo lasciamo. No, ce lo prendiamo noi, molto easy. E ora attacchiamo. Ora attacchiamo perché sinceramente non mi interessa. Sempre se mi fanno fare l'attacco. Siamo in discesa acrobatica. Ci siamo staccati in tre. Ci siamo staccati in tre. Siamo, mi sa, tutti e tre in discesa acrobatica. Abbiamo già guadagnato 20 secondi dalla maglia rossa. Allora, occhio e attenzione. Non strafacciamo. Facciamoci dare cambio da qualche stronzo lì dietro. Siamo stati ringhiottiti? Sì, allora niente, andiamo per i cazzi nostri, signori, perdonatemi la volgarità, proviamo ad andare su noi, o meglio, vediamo cosa succede. A questo punto
Purtroppo ci tocca attendere. Qualcuno va in fuga. Landa al Midabuch, ma devo partire anch'io. Dobbiamo partire anche noi. Partiamo anche noi. Prendiamoci il bustarellino e andiamo. Bustarellino e andiamo. Pipino non si lascia sfuggire quella che potrebbe essere la fuga decisiva per la tappa finale. Per il finale di tappa, scusate. Siamo tutti grandi scalatori qui. Abbiamo già preso qualcosa. Abbiamo già preso qualcosa poco. Poco, i primi ripartono in scatto. Wow, quanto ne hanno? Quanto ne hanno? Noi siamo andati in overshooting per poter seguire questi qui. Molto male. Molto male, vabbè. Attacco di Hart, che a questo punto è rimasto indietro. Vediamo se l'attacco di Hart ci porterà difficoltà. Siamo ai 10 km dall'arrivo, riprendiamo sia Carapaz che Landa. Arriva Hart, che ci ha ripreso, chiaramente ci ha ripreso, e noi siamo in difficoltà ora. Hart come è messo? Wow, signori, abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, forse. Probabilmente sì. E Hart passa, noi non lo possiamo neanche contrattaccare, ragazzi. Questo è un duro colpo nella nebbia per Pipigno. È un duro colpo. Proviamo ad andare su, ma noi abbiamo finito tutto, stamina e nient'altro. Quindi a questo punto acceleriamo. Cerchiamo di restare quanto più sotto a Hart, ma Pipigno qui cade. Pipigno qui cade vittima della sua fatica, cade vittima della sua giovane età. Non riesce ad andare a prendersi Hart. Dà lo sforzo finale. Cerca di restare quanto più vicino possibile a Hart. Ma prendiamo un altro minuto. Vince Hart. Wow, ha vinto lui. Noi arriviamo quinti, quindi non è un brutto arrivo, ma ha vinto lui e ci ha dato un altro minuto. Signori, la Vuelta si deciderà tutto adesso e nella crono, perché è forte anche nella crono. Non c'è più Ganna, quindi per la vittoria finale possiamo essere i favoriti. Però Hart è venuto fuori. Quando dicevo all'inizio, prima che iniziasse questa Vuelta, che non puntavo già alla vittoria finale, ma magari a fare dei buoni risultati, era perché ero sicuro che ci fosse qualcuno comunque più forte di noi, nonostante siamo comunque molto alti di livello in montagna. Mi rendo conto che avevo ragione, non è sbagliato. Probabilmente ci ha fregato quel minuto che abbiamo, quel minuto e mezzo che abbiamo perso con quella caduta, ci sta penalizzando in questo momento, perché saremo comunque secondi, ma a 30 secondi di ritardo. Ora andiamo a vedere il podio velocemente per vedere quanto. Avremo 2 minuti e mezzo. 2 minuti e 32 secondi. Allora, tutti gli altri sono tagliati fuori. Tutti. Perché abbiamo guadagnato anche su Almida, su questa gente qua. Siamo noi e Hart. Il problema è che lui ha la Ineos, noi no. E è un problema questo. Non credo che lo riusciremo a prendere. Non credo che lo riusciremo a staccare. Io, ripeto, rimarrò. Anche se perdiamo la Vuelta, rimarrò soddisfatto delle prestazioni di Pipigno. Che dire. Questo mi rimette nell'ottica di fare altri 3 anni. Quindi non puntare subito a fare il Giro Tour l'anno prossimo, ma solo il Giro d'Italia. Perché se questi non sono nemmeno i migliori dei migliori, ma alcuni dei quali, wow, non credo che, nonostante siamo sempre i favoriti, guardate comunque Hart in crono a 77, noi abbiamo 78, quindi ragazzi, noi andiamo all'ultima tappa di oggi e con uno spirito diverso. Pipigno capisce, sente che gli sta sfuggendo di mano la Vuelta, sente che probabilmente non è che ha cantato vittoria troppo presto, ma che era la prima esperienza in un grande giro, e arrivare secondi non è una sconfitta in questo caso. Nonostante un più 5, quindi nonostante una forma invidiabile e top, non riusciamo a tenere dietro perché pecchiamo noi di strategia. Qui mi sono fatto prendere la mano io. Ho voluto seguire lo scatto di Carapaz, di Landa, pensando che fosse quello giusto. Se io avessi seguito Hart e basta, e avessi attaccato più avanti,
probabilmente saremmo arrivati lì e non avremmo perso e guadagnato niente. Vediamo. Vediamo. Chiedono ancora di vincere la Vuelta, ma la vedo sempre più difficile. Noi ci vediamo prima della penultima salita. Qui, in basso a destra, vedete, prima della penultima salita. A tra poco, ragazzi. Ok, ragazzi, eccoci qui. Siamo all'arrivo... Prima dell'arrivo della prossima salita mi chiedono di... Io ho finito l'acqua, vedete, questa è una situazione in cui mi sono trovato l'altra volta e non credo che riuscirò a prendere l'acqua, questo sarà un grande problema per Pipigno. Allora, noi ci sistemiamo, abbiamo mandato i nostri a tirare per fare un po' di selezione. Qua alziamo 85, la salita non è molto lunga, mandiamo anche Fernandez 85. Abbiamo perso già Van de Labele, che non è in ottima forma, purtroppo. Questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. Noi comunque cerchiamo di stare e di fare un po' di selezione. I battistrada hanno 4 minuti. Non credo riusciremo a riprenderli. Non credo. Anche perché mancano 15 km dall'arrivo. Ed è molto molto poco. Posizione aerodinamica, cerchiamo di riguadagnare un po' di energia, ci hanno riportato l'acqua fortunatamente, ho fatto bene a fregarmene dell'avviso. Ora, riportiamoci su, con calma, e vediamo cosa succede, mancano 10 km, la parte più dura arriva dopo. Reyes è caduto, il nostro compagno di squadra, mi spiace per lui, siamo a 10 km dall'arrivo. A questo punto proviamo a partire, prendiamo il nostro bel gel, facciamo di dare tutto a Van de Labele, nel frattempo è tornato. Faremo la solita cosa, partiamo in scatto esatto adesso, proviamoci con la scritta Pipigno, noi proviamo a partire, iniziamo a mettere un po' di distanza su tutti. Andiamo su ancora un po', andiamo su ancora un po' e ci fermiamo, ok. Riduciamo 80 e andiamo. Quelli davanti a noi stanno veramente faticando tanto. Saliamo con un 75. Attacco di Copela, intanto iniziano ad arrivare anche quelli dietro di noi. Niente. Hanno seguito l'attacco di Pipigno, giustamente uno degli uomini da seguire. Noi superiamo e siamo primi. In questo momento abbiamo raggiunto i primi. Vediamo che abbiamo Maika, che è morto a breve, e Copeda, che è arrivata adesso, che è morto a breve. Ok, molto semplicemente noi teniamo, proviamo ad aumentare un po' il passo, così che ci dovranno seguire. Attacco anche di Almida, ho visto. Ecco che cade anche l'ultimo, stiamo cadendo anche noi, e qua mi sono distratto io. Qua sono un grandissimo pirla, scusatemi, porca puttana, mi sono distratto tantissimo. Vabbè, peccato che di non aver avuto trovata la forma del Tourmalet o della forma della volta scorsa. Abbiamo solo un più uno oggi, che dovremmo cercare di portare fino in fondo. Vediamo se qualcuno ci prova ad attaccare. Forse Pipigna ce la fa. Siamo a cartello di un chilometro. Copeda anche lui è morto, ok, quindi non potrà essere lui quello che ci raggiunge, sempre se, attenzione, siamo sul rettilineo finale, Pipigno dà tutto, alza le mani al cielo, porta a casa la vittoria che un minimo lo ristabilizza e vediamo quanto guadagniamo, siamo dietro di 2 minuti e mezzo, ricordo, un minuto è già andato. Un minuto è già andato, eccolo qui, abbiamo guadagnato 1 minuto e mezzo, signori, perfetto, siamo tornati sotto, eravamo 2 minuti, abbiamo 30 secondi di ritardo a questo punto. Sì, vabbè, c'è anche la buono che è di 10 secondi, quindi dovremmo avere intorno ai 20 secondi di ritardo, 20 secondi di ritardo in una crono, si possono prendere senza ombra di dubbio. Mi sono spaventato perché pensavo di essere andato in overshooting, diciamo, avevo visto e attaccato un po' troppo prima, così non è stato. Terza affermazione alla Vuelta, la prima Vuelta della propria vita, non è proprio una cosa brutta da parte del nostro Pipigno, che prova a dargli una bella spallata a Art,
Guardate come esulta Pipinho, perché Sarri aveva fatto una grande gara qui. E si riporta a 45 secondi, va bene. Ci riprendiamo la maglia scalatori che non abbiamo mai persa, la classifica punti l'avevamo persa, la riprendiamo. La giovane ciclisti non è mai stata in discussione, abbiamo quasi 6 minuti di vantaggio sul secondo. Pipinho sprinter della montagna, mi piace questo titolo. Ok, signori, signori miei belli. Ah, scusate, l'anno prossimo giochiamo in DSM. Sì, abbiamo firmato il contratto con Team DSM, quindi saremo in una squadra World Tour 100%, questo mi piace. Andiamo avanti, arriviamo fino al 31 e pianifichiamo le prossime mosse, ragazzi. Pianifichiamole con calma. Eccoci qui. Adesso finisce il caricamento e vediamo come e cosa vedremo alle prossime tappe. Allora, sicuramente questa tappa qui la vedremo nel prossimo episodio. Farà fatica a mantenere la propria maglia questa crono. Allora, abbiamo davanti Dennis, ma non credo che Dennis possa fare molto. Vabbè, 81 di crono, sì, potrebbe vincerla lui. Noi siamo comunque tra i favoriti, va bene. Siamo ancora in picco di forma, va bene. Abbiamo sbloccato anche il livello 3 del picco di forma, ok. Stavo per cliccare su simulazione, mio Dio, che rischio. Quindi, prossimo episodio vediamo la crono, poi questa, questa e questa la giocherò da solo e vedremo questa qui, fino ad arrivare poi insieme alla tappa finale. A questo punto potrei giocarmi la crono e questa tappa e poi da solo e poi registrarle, cioè poi farvele vedere in post e vedere insieme l'arrivo a Madrid. Che tanto 100 km si arriva in fretta. Questa tappa è molto pesante, 180 km lunga, con un sacco di salite. Qua determineremo. Qui potremo de decidere se riuscire a portare l'assalto definitivo o meno. Queste sono tappe di intermezzo, sinceramente. Basterà seguire il gruppo e non fare la cazzata che ho fatto prima. Quindi, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora di terminare questa vuelta. Siamo arrivati in fondo, siamo stanchi, come freschezza ottima. Abbiamo la forma al 90%, quindi il nostro Pipinho è pronto per affrontare l'ultima settimana con una crono, 3, 4 praticamente tappe in cui non attaccheremo mai nessuno, quindi saranno solo chilometri da mettere nelle gambe. E l'ultima tappa, cioè l'ultima, che è la penultima tappa della vuelta, tappa di montagna in cui se non siamo riusciti qua a sfondare, sfonderemo là per forza di cose. Deciderò poi se fare la crono e la tappa di montagna da solo oppure no. Comunque, per adesso io vi ringrazio, vi ricordo di lasciare like e commento se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Riuscirà il nostro Pipinho a portarsi a casa questa vuelta che da quasi sembrava quasi vinta la prima settimana, è diventata così difficile, così complicata ora? Ce la farà il nostro Pipinho? Basterà vedere i prossimi episodi per vedere se questo sarà verità o meno. Alla prossima, ragazzi. Ciao!